Oggi parliamo di integrazione, integratori per uso sportivo ovviamente. Diciamo che quando si parla di integratori si sente parlare di moltissime cose, pochi parlano di antiossidanti, soprattutto per sportivi che si occupano di attività aerobica. Qui parliamo di ciclismo, partiamo del running, della corsa. Perché un atleta dovrebbe assumere degli antiossidanti? Chi utilizza l'ossigeno come carburante tende ad invecchiare prima. Non spaventatevi, ma questa è la realtà dei fatti. L'ossigeno ossida e in quanto ossidante produce radicali liberi e invecchia le cellule. Chi ci protegge da questo invecchiamento precoce? Gli antiossidanti cosiddetti, vitamine come la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, minerali come il selenio, piuttosto che amminoacidi come la cisteina e il glutatione. Sono sostanze che utilizzano nel nostro corpo, diciamo, quelle cellule che sono state alterate e tendono a ripristinare un equilibrio, per cui a ripristinare l'equilibrio che è stato rotto dall'ossidazione, dall'utilizzo dell'ossigeno in quantità eccessiva. Diciamo che chiunque si occupa di attività sportiva aerobica dovrebbe almeno a cicli, se non permanentemente durante la stagione di allenamento e la stagione agonistica, utilizzare degli antiossidanti. Lo scopo è quello proprio di disintossicare il corpo dalla produzione delle tossine che avviene durante l'attività e rigenerare i tessuti, evitare, diciamo, un danneggiamento dei nostri tessuti, che è la conseguenza invece naturale dell'attività aerobica intensa. Altro tipo di integratore molto utile per lo sportivo è fondamentalmente, soprattutto per chi sempre si occupa di attività aerobica, integratori di tipo energetico. Chi conosce, diciamo, lo sport come la maratona da molti anni sa che se torniamo indietro di una ventina d'anni, la maratona si affrontava correndo solo con l'acqua. In realtà questo determina però un logorio a livello muscolare, perché obbligo il mio organismo a un certo punto, quando finisce il carburante, ad autoalimentarsi di se stesso. E purtroppo l'organismo in quelle condizioni estreme si nutre del tessuto muscolare e utilizza pochissimo quella massa grassa residua. La cosa migliore è che negli anni si è trovato una soluzione a questo problema e che sono gli integratori energetici. Ovviamente il primo passo errato era stato quello di usare lo zucchero, il miele, le cose dolci, che però provocano il picco glicemico cosiddetto, cioè l'innalzamento rapido degli zuccheri nel sangue, la reazione del corpo che produce insulina in quantità eccessiva e la cosiddetta caduta degli zuccheri come effetto rebound, cioè di rimbalzo, e per cui abbiamo la conseguenza dell'ipoglicemia, il calo di zuccheri e la crisi. Oggi esistono degli integratori invece energetici pensati per evitare questo meccanismo, a base di maltodestrine di prima qualità, eventualmente un po' di fruttosio, questo per avere energia rapidamente, ma che si mantiene costante nel tempo, in modo da evitare quel picco e poi quella caduta di cui parlavamo se vado ad utilizzare prodotti a base di zucchero piuttosto che di sostanze dolci classiche, zuccheri semplici, diciamo. Questo tipo di prodotti è diventato ormai indispensabile per il ciclista, per il maratoneta, per il runner. Perché? Perché consente di avere benzina costantemente utilizzabile nel tempo e di non andare a intaccare i propri tessuti per, diciamo così, svolgere il gesto atletico, per svolgere la competizione. Questo consente di arrivare anche dopo ore di attività in buone condizioni fisiche, in buone condizioni muscolari, e di terminare la competizione ancora in spinta. Sempre riguardo degli antiossidanti, non dobbiamo dimenticare il fatto che per gli sportivi addirittura sono stati creati degli integratori appositi perché si possano utilizzare gli antiossidanti durante l'attività, proprio per prevenire la produzione di questi radicali liberi così dannosi e pericolosi per la nostra salute, in modo da avere un recupero e una disintossicazione più rapida e più facile nel post-attività. Per quanto riguarda il discorso dei prodotti energetici di cui parlavamo prima,
Altra cosa importante è come utilizzarli. Purtroppo molti non li hanno mai usati e partono dal presupposto che più ne prendo, più energia avrò. In realtà non è così. La cosa importante è imparare ad utilizzarli in base a quanto il mio corpo è in grado di assorbirne, perché un eccesso di energetici, di fruttosio, di maltodestrine determina problemi di stomaco o problemi intestinali durante la competizione. Per cui, come non va bene restare senza carburante, diventa un problema anche peggiore avere troppo carburante nello stomaco. Imparate a utilizzarli con parsimonia e nella maniera corretta. Di norma, diciamo che di norma la pratica ci consiglia un utilizzo di un prodotto che di solito è un gel, che di solito è in bustina, molto pratico per il trasporto, o in fialetta a seconda dei casi, ma di base la pratica ci dice che una dose ogni 45-60 minuti è lo standard. Dipende molto dall'atleta, dipende molto dalla velocità a cui corre l'atleta e dai suoi consumi energetici, dal suo metabolismo. Però se volete un dato, tenete presente che di solito un gel vi dà un'autonomia che può andare dai 40-45 minuti all'ora massimo. Sarebbe meglio non aspettare di arrivare ad essere in riserva per assumere il successivo. Questo ovviamente per chi fa attività che dura più ore, ovviamente. Ma anticipare leggermente di quei 5-10 minuti in modo da non portare mai il corpo ad esaurimento, ma avere sempre un buon livello di energia costante, e questo vi consente di non avere mai cali e di non ritrovarmi con lo stomaco vuoto e contratto. Perché se io assumo un integratore quando sono già in carenza, lo stomaco fa più fatica ad assimilarlo perché si è già contratto. Se invece lo stomaco è rilassato, quando voi lo assumete lo assorbirete molto più facilmente. Altro consiglio che posso darvi, visto dalla pratica, quando assumete un gel o comunque questi energetici, diluiteli sempre con un pochino d'acqua, perché più è liquido, più viene assimilato velocemente dal vostro stomaco. Cosa sono gli aminoacidi? Molti sportivi ne hanno sentito parlare, ne hanno letto, c'è l'amico che li prende, ma pochi sanno veramente cosa sono questi aminoacidi fantomatici. L'aminoacido in realtà è il mattoncino base di cui è costituito il nostro corpo. Quelli conosciuti sono circa 22 e sono il risultato della digestione delle proteine, cioè quando noi mangiamo della carne, mangiamo le uova, mangiamo del pesce, alla termine del processo digestivo, quello che noi otteniamo sono appunto questi aminoacidi, questi mattoncini che poi il nostro corpo assimila e utilizza per ricostruire il tessuto muscolare, le ossa, i capelli, le unghie, tutto. Noi siamo fatti di proteine, che si legano ovviamente con i minerali, che si legano con altre sostanze, ma di base siamo fatti di proteine. L'aminoacido può essere utilissimo per lo sportivo, perché fondamentalmente ci sono aminoacidi che servono per produrre energia, ci sono aminoacidi che servono invece per ricostruire il tessuto muscolare che viene danneggiato durante l'attività. Perciò integrare l'alimentazione con degli aminoacidi significa aiutare il corpo in tutte le fasi, dalla fase di produrre energia per promuovere il gesto atletico durante l'attività a velocizzare il recupero per essere di nuovo pronti ad allenarsi o a una nuova competizione. Diciamo che molti hanno il timore degli aminoacidi perché ne hanno solo sentito parlare. E alle volte mi sento dire: ma gli aminoacidi creano problemi al fegato. Allora, l'ultima cosa che possono fare gli aminoacidi è proprio creare problemi al fegato, in quanto essendo la fase finale, il risultato finale del processo digestivo, gli aminoacidi passano la barriera del fegato e vanno direttamente nel sangue, senza benché minima, diciamo così, affaticamento per il fegato. L'unico problema che potrebbe insorgere è dovuto a un abuso, a un uso eccessivo, un sovraccarico dei reni, perché ovviamente è come se voi mangiaste grossissime quantità di carne o grossissime quantità di uova o pesce. Questo determina che
avete assunto del cibo, l'avete digerito, l'avete assimilato, ma non vi serve perché è di troppo e se è di troppo deve essere espulso come tramite via renale. Per cui l'unico vero rischio è per chi eccede per i reni. Ma nella normalità, utilizzando i dosaggi che vengono comunemente consigliati, questo rischio è praticamente inesistente. L'aminoacido per cui è a oggi per lo sportivo un integratore molto utile, soprattutto per chi fa tanti chilometri o per chi si allena più volte alla settimana, perché i tempi di recupero diventano ridotti ed è importante aiutare il corpo a svolgere questa funzione. Diciamo che nella prossima puntata affronteremo nello specifico alcune formulazioni che possono essere utili per l'atleta e per lo sportivo e cercheremo di capire quando e come è più utile un certo tipo di aminoacidi piuttosto che altri.